Pronto, parlo con l'onorevole Leone Mucci, leggendario avvocato Mucci? Sì, sono io, ma non sono una leggenda. Chi le dice queste cose? Lo dice la storia della sua vita. Una vita da appassionato socialista del Novecento. È impegnato per difendere nobili cause come quelle della difesa in America e in Italia dei nostri connazionali Sacco e Vanzetti. Lei mi riporta ad un ricordo che mi addolora. Bartolomeo Vanzetti mi disse queste parole: io voglio un tetto per ogni famiglia, del pane per ogni bocca, educazione per ogni cuore, luce per ogni intelligenza. Avvocato, cosa ricorda di Nicola Sacco, nostro conterraneo? Nicola mi fece commuovere quando, prima di essere portato alla sedia elettrica, scrisse al figlio, raccomandandogli di dividere i propri giochi con gli altri ragazzi, due innocenti, due immigrati italiani negli Stati Uniti, vittime del pregiudizio razziale anti-italiano che imperversava in quell'epoca. Onorevole, mi dicono che lei, sin dai primi del Novecento, ha fatto abolire i duelli all'arma bianca e con le armi da fuoco. È vero? È vero. Come lei sa, sino ai primi del Novecento, la forma legale per risolvere le offese era il duello, come avveniva nel Far West. Una inciviltà insopportabile. Per questo ho fatto approvare una legge al Parlamento per eliminare il duello, definendolo atto criminoso, legalmente perseguibile, al pari di un omicidio volontario. Onorevole, sappiamo che lei ha dato prova di perseguire come valore umano e politico il valore del pacifismo. Si è battuto contro l'entrata in guerra dell'Italia nel conflitto mondiale del 15-18. Ma cosa accadde a San Severo? Che cosa accadde? Di tutto accadde. Feci un lungo comizio contro la guerra, proprio lì in Piazza Castello, e ci misi tutta la mia passione per sostenere la inutilità di far parte di un conflitto, per ottenere ciò che si poteva avere, con un negoziato e con la diplomazia. Ma ormai si era creato un clima, un entusiasmo da guerra fondai, e mi ritrovai contro quasi tutte le forze politiche e sociali di San Severo e della Capitanata. I giornali dell'epoca scrissero che lei, avvocato Mucci, fu un cavaliere solitario che si batteva incompreso e solo contro l'orrore della guerra e delle sue atrocità, in una capitanata inneggiante alla guerra santa. Guardi, oggi l'articolo 11 della Costituzione afferma che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Chiaro? I caduti sanseveresi del 15-18 furono circa 400, un numero altissimo se rapportato agli abitanti dell'epoca nella nostra città. Onorevole Mucci, dopo tanti anni sento ancora la sua sofferenza. Lei è stato definito uomo intellettualmente onesto, socialista galantuomo, eccellente conferenziere, straordinario interprete della passione politica del Novecento. La ringrazio, ma vorrei condividere questo giudizio con tanti amici e compagni di quegli anni e mi auguro che le giovani generazioni comprendano il valore dell'impegno civile per la pace e il progresso dei popoli.